a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Darfnic e bentornati in questo nuovo video di questa nuova serie. Allora, ci troviamo sulla Techkit, ovviamente un modpack del Technic Launcher. Se volete giocare a questo stesso modpack, basta che andate su Google, scrivete Technic Launcher, lo scaricate, ovviamente inserite il vostro account di Minecraft su Minecraft.net si fa l'account e tutto. Una volta che avete inserito l'account, andate su Techkit. Lo scaricate su dove sta scritto download o scarica, non mi ricordo. Comunque lo scaricate e dopo lo avviate e ci giocate. Quindi più che altro vi dico questa cosa perché molto spesso mi capitano: ma come hai fatto a scaricare la Exit per esempio? Come hai scaricato l'Infinity e cose del genere? Quindi vi ho detto bene o male come ho fatto. Mi avete suggerito voi questo pacchetto della Techkit e lo vorrei proprio partire insieme a voi. Andiamo in single player, creiamo il nuovo mondo e mettiamo il tubo. Mettiamo il mondo che è in modo survival, ovviamente. Mettiamo un generatore a caso e ci mettiamo, per esempio, che ci mettiamo? Cosa possiamo metterci? Cammello, per esempio. No, cameo. Cammello. Cammello, vabbè, non fa niente. Il seed di questo mondo è Cammelloi. Vediamo com'è il mondo Cammelloi. Adesso lo scopriremo subito. Loading World. Sono 109 mod come avete potuto vedere. Vediamo un po' e catapultiamoci in questo mondo. Allora, siamo nati in una parte innevata. Allora, vabbè, qua ci sta anche la Galacticraft. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Qua sono 60... Questo che cos'è? Figo. Non so cosa sia. Però vabbè, comunque ci sono un po' di cose, le scopriremo solamente vivendole. Allora, noi ovviamente iniziamo a prenderci della legna, però ci sposteremo da qua. Allora, non so se qui ci sta la Tricapitator, comunque io adesso farei questa cosa. Ah vabbè, la laggata iniziale che sta ancora generando tutto. Però qui aspettate, option, difficulty normal, il FOV lo mettiamo a 80, aspettate, 82, 81, 80... La musica la togliamo, i suoni li teniamo, perfetto. Video setting, mettiamo bright, perfetto. Done. E sta a posto. Ah, se volete che io metta qualche texture pack, basta che me lo fate sapere tranquillamente, senza problemi. Poi, adesso vediamo un attimo, facciamoci la crafting table, perfetto. Allora, vediamo un attimo, mettiamola qui. Sbaglio, sta laggando ancora all'inizio. Ehi. Riprenditi su. Ok. Allora, facciamo i soliti stick. E non ci bastano per l'ascia. E neanche per il piccone. Facciamo così. Prendiamoci un altro pezzettino di legno. E voilà. E ci facciamo un bel piccone. Ovviamente come a tutti gli inizi di Minecraft. E prendiamo subito la cobblestone per farci direttamente i materiali in pietra. E ci riprendiamo l'altra legna. Allora, ci sta della cobblestone già sporgente? No. Quindi scaviamo per sotto. Perfetto, andiamo giù. Olè. Comunque fatemi sapere con un bel pollicione in su se vi può piacere questa serie qui. Comunque eccoci qua, abbiamo trovato la cobblestone. E voilà. Ok, adesso non ci resta solo che scavare un bel po' di cobblestone. Allora abbiamo fatto già 3 per l'ascia, 1 per la pala, 2 per la spada, 1, 2, vabbè, comunque prendiamo 8 per la fornace. Comunque dobbiamo prenderne un pochino. Facciamo così. Olè. Poi comunque dobbiamo viaggiare un po' che il mondo innevato non mi piace tanto. Vorrei trovare a questo punto una pianura, perché credo che qui sia comunque un modpack tecnico. Non ne sono sicuro, però probabilmente sarà un modpack tecnico. Allora, andiamo su. Comunque non so a voi, ma a me gli oggetti in legno non mi piacciono e quindi li butto ogni volta. Quindi facciamo così. Ciao bel piccone. E anzi, lo tappo pure. Perfetto, allora andiamo qui e ci facciamo un secondo l'ascia. Olè. Perfetto, non so se ci basterà tutta la legna per farci... Vabbè, ci facciamo una spada. Ci possiamo fare pure i pugnali, figo. Allora, una spada, un piccone e basta. La pala per ora non la possiamo fare. Vediamo se ci sta, perfetto. Adesso controlliamo se ci sta la Tricapitator. Allora, prendiamo quest'albero grosso. Vediamo un attimo. Sì, dovrebbe esserci perché sta mettendo un po' di tempo a scavare, a rompere tutto quest'albero. Vediamo un po'.
Così magari troviamo anche del cibo via mele. Dai, su. Muoviti. Oh sì che ci sta la trigapitetro. Allora, ripiantiamo gli alberelli e andiamo di qua e facciamo così. Intanto io sai che sapete che farei? Mi farei una bella fornace, intanto che continuiamo a rompere legna, e farei. Facciamo così. Allora, ne mettiamo 1 e 2 e ce ne fanno 8. E facciamo così. Così ci facciamo il coso, il charcoal. Intanto ci prendiamo comunque un bel po' di legna perché ci servirà tantissimo. Dobbiamo farci torce e i vari attrezzi. Poi ci mettiamo in viaggio per giungere a una bella pianura o qualche posto che ci sembrerà bello per farci una bella casetta. Dai, adesso intanto rompiamo tutto. Solo 5 me ne ha dati, purtroppo. Ok, cerchiamo di rompere quelli più grossi. Vabbè, già 11 di legno, basta ne avanzano in questo momento. Che poi, ovviamente, prima di costruire tutto, la prenderemo altra di legna, sicuramente. Dai, su. Perfetto. Allora, abbiamo preso 19 di legna. Facciamo così. Almeno 4, 5 bastano. Poi ci riprendiamo la fornace e partiamo subito. Facciamoci solamente la pala. Così, e così. Ovviamente messa per bene. E con queste qua mi faccio 12 torce che bastano e avanzano. Ok, mettiamoci tutto via qua. I sapling li dobbiamo buttare ancora. Crafting table qua, ovviamente. E i sapling qui sotto. Allora, vediamo come si apriva. No, non si apre con MN, no? Ok, comunque andiamo per di là. Però per fare le torce possiamo usare anche questo legno qua. Perché con la gomma si fanno anche le torce. Però forse la gomma ci servirà anche per altro. Quindi un alberello di gomma ce lo dobbiamo portare. Su. Guardate quanta gomma. Questo significa tutte torce. Dai, mi serve un alberello solo, di più non chiedo io. Su, rompiti. Sì, ok. Gli alberelli me li ha dati e noi facciamo così adesso. Questa qua, siccome non mi piace come legna, ne facciamo 3, 6, 9, 12. Così siamo sicuri che ci bastano. 24 stick e altre 48 torce, siamo arrivati a 60. E facciamo così a sto punto per avere uno stack intero di torce. Perfetto, ora possiamo realmente partire. Abbiamo bisogno però di cibo adesso. Sarebbe l'ideale trovare delle pecore e delle mucche o maiali, quello che è polli, qualsiasi cosa che ci dia però del cibo. Allora, io proporrei di andare comunque nel deserto, attraversare nel deserto e vediamo cosa ci riusciamo a trovare lì. Aspettate, i funghi però ci possono servire. Ho sentito il rumore di un pollo, aspettate. Aspettate. L'ho sentito il pollo. Deve esserci per forza da qualche parte qua, ci deve stare. Però io proprio non lo vedo. E vabbè, vorrei dire che lo troveremo dopo. Per ora dobbiamo accontentarci così. Dobbiamo sbrigarci, tra l'altro. Qua non ha generato ancora del tutto il mondo. Però comunque, se avrebbero fatto gli squid che generavano, come si chiama? Generavano cibo, davano del cibo, sarebbe stato l'ideale. Allora, palude. No, nella palude non conviene, quindi conviene andare dritto per dritto. Ahia! Il cactus ne prendo due, giusto perché ci possono servire. La palude non conviene andarci, però il problema è qui, il mondo non è caricato. Ah no, è caricato, è caricato. Un vulcano, figo. Equipaggiamoci di spada. No, non mi dite che sto su un'isola gigante, perché veramente no. O è un lago enorme o sto su un'isola gigante. Però laghicchia ogni tanto. Facciamo così. Modifichiamo un attimo. Video setting, render distance normal. Perfetto. Aspettate. No, language. Opzioni, video setting. No, il V-Sync. Io il V-Sync non lo voglio. Oh,
Perché mi limita troppo gli FPS, perfetto. Forse ecco perché laggavo anche in alcune delle altre serie. No, continua a laggare. Vediamo un attimo, sempre premo qua, vediamo di mettere a normal, perfetto. Ora speriamo che non lagga, poi comunque io registro con Fraps. Infatti, molte volte mi chiedete con cosa registri. Registro con Fraps e monto il tutto con Sony Vegas. Però ogni tanto Fraps mi fa laggare molti giochi perché il programma in sé per sé è pesante. Poi comunque credo che quest'estate probabilmente dovrò fare un aggiornamento al PC perché sta diventando un pochino vecchio. Allora, qua ci sta una bella miniera dove io non posso andare perché non ho cibo e rischierei di morire di fame. Oh, ho visto un movimento lì. Polli! Sì, allora, piazziamo la fornace e diamoci all'ammazzare dei polli. Allora, intanto mettiamo questa e ammazziamo altro. Pollo, vieni qua. Perfetto. Due, 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 metti là, metti là, metti là. No, qua. Così, perfetto. Continuiamo ad ammazzarne altri. Abbiamo trovato pure un po' di cibo. Non è tantissimo, però per continuare il nostro viaggio basta. Facciamo così. Oh. Ora prendiamoci un altro po' di questo. Oh, perfetto così. Allora, poi dobbiamo prenderci questo fungo qua. Carbone, carbone. Ferro, ok, dobbiamo stare un pochino in miniera. Oh, meno male, carbone. Aia! Dai, tanto prendo del carbone. Adesso non vado in miniera per prendere tutti gli altri materiali. Prendiamo i materiali base, comunque poi la troveremo nella miniera. Magari prendere del ferro, ok, ma per il resto non ci serve. Ok, abbiamo preso solo due di ferro, però ora dobbiamo darcela a gambe. Ah, ho altri funghetti utili questi. Mio e mio. Perfetto. Io vorrei un attimo uscire da qua. Vabbè, i ragni non mi dovrebbero attaccare. Aia! Oh, ma stiamo di giorno! Porca miseria là. Ragni del cappero. Prendiamo sto ferro qua che ci serve tantissimo. Tra l'altro. Aia! Senti, mo muori. Sta facendo notte, quindi dobbiamo spicciarci. Prendiamoci questo ferro e damoce. Il problema è che la notte noi non abbiamo ancora il letto, quindi girare risulterebbe un po' pericoloso. Quindi io adesso risalgo su per forza. Ma pensate, abbiamo trovato il copper e lo prendiamo perché dobbiamo risalire assolutamente e anche veloci. Allora, dove sta la fornace? Che già l'ho persa. Ehi, fornace? Oddio! Salvi per un pelo, ragazzi! Mamma mia! Ho bisogno di cibo. Dove ho messo la mia crafting e la mia fornace? Ehi, crafting, fornace? Aspettate, la crafting sta qua. Però ce l'avrei un'idea adesso. Come si fanno? Come si fanno? Sì, quattro ciotole, perfetto. Uno e due. Via, via. Oh. Abbiamo fatto del cibo così. Oh. Buono così. Così recuperiamo anche vita. E adesso era l'ideale fare questa cosa. Però adesso vabbè, ammazzo altri polli. Però dovrei ritrovare comunque la mia fornace. Perché lì ci sono dei buonissimi polli cotti. Quindi dobbiamo trovarla. Ehi, fornace? Ok. Qui è il coso dove mi sono buttato. Quindi in teoria. Aia, aia, aia. No! Devo andarmene. Veloci, veloci. Ah. Ok. Di giorno la ritroveremo. Adesso mettiamoci. Porca, porca, porca miseria. Non lanciare frecce.
Ok, morto, meno male. Dobbiamo stare un po' qua. Però così non ci attaccano gli zombie, in teoria. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Io questo video iniziale, questo era più che altro un video introduttivo alla serie, lo concludo qua. Quindi io vi ricordo di mettere mi piace, iscrivere e commentare. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Muori. Uccidiamo lo zombie. Grazie.